Buonasera. Ci sono delle persone che io stimo moltissimo, mi piacciono moltissimo, quasi quasi li invidio. Sono le persone che non sbagliano mai. E non sbagliano mai perché non fanno mai niente, non si rendono utili a nessuno. Mi piacciono le persone che sbagliano. Solo chi fa sbaglia, chi non fa non sbaglia. Io sono fissata da anni, sin da quando ero piccola, in questa cosa che devo piantare alberi. Io a tutti i semi do sempre una seconda possibilità, anche a questo rametto qua che adesso vi farò vedere, do sempre una seconda possibilità. Voi avete sentito che quest'estate il mondo praticamente ha bruciato. Quello che si è detto troppo poco è che nei vivai non ci sono abbastanza alberi per riforestare quelle parti di territorio che sono andate in fuoco. Allora, io ho soltanto un piccolo balcone, però in questo piccolo balcone si possono fare molte cose. Allora, intanto io ai semi do sempre una seconda possibilità. Qua c'è il seme di avocado. No, scusate, il seme di mango che ho trattato, pulito. In un altro video vi faccio vedere come che si fa perché non è facilissimo. L'ho messo qua bagnato, si è creata una specie di serra e poi l'ho avvolto in un sacchetto nero perché le radici, ripeto sempre, non devono vedere la luce. Tanti semi che sono germinabili non hanno vita, non crescono perché vengono messi con le radici alla luce. Qua con il sacchetto di plastica ho creato l'effetto serra per tenere caldo e umido l'ambiente. E qua ho messo due semi di avocado, vedete, di avocado, sì, entrambi hanno attorno a dove dovrebbero spuntare le radici, ho messo del cartone per rendere scuro l'ambiente. Per evitare poi di stressare il seme, ho preso questi ferretti che si trovano, che servono per chiudere, per non fare seccare il pancarré quando si compra. Li ho intrecciati, è facilissimo. Ne ho fatto una specie di retina, l'ho adattata al vasetto e ho messo su il seme. Periodicamente guardo se l'acqua è diminuita, in questo caso anche qua è visibile che l'acqua non è diminuita, la metto e l'ho messa assieme all'altro seme. Non è detto che spuntino, non è detto che si faccia la pianta, ma il punto non è riuscire o non riuscire, il punto è farle le cose, il punto è cercare di pensare come rendere migliore il mondo. C'è un detto indiano che è bellissimo, è noi non abbiamo ricevuto la terra in eredità dai nostri padri, ma in prestito dai nostri figli. Questo qua è un rametto di magnolia. È in acqua da 2 mesi. Non cambio l'acqua ogni giorno, non è marcito. Dà ancora la sensazione di essere vivo. Lo mettiamo anche questo al buio o comunque all'ombra e vediamo che cos'è che succede. Chi si occupa di piante sa sempre una cosa, che va incontro ai fallimenti. Allora, sbagliare è legittimo, sbagliare è giusto, le piante non seguono il nostro atteggiamento mentale, però si deve imparare e soprattutto bisogna perseverare a farle le cose. Se sono cose buone, come quello di piantare alberi, di partire dal seme per fare degli alberi che possiamo tenere in balcone. Io per esempio ho fatto una ventina di piante di nespolo, chiaramente li porterò in campagna perché 20 vasi grandi in balcone, poi veramente il peso non regge. Sbagliare va bene, perché sbagliare vuol dire sto facendo qualche cosa. Sbagliare per imparare. Chi non sbaglia è perché non fa niente per il mondo. E il mondo non è una nostra proprietà.
lo dobbiamo lasciare migliore di come l'abbiamo trovato. E ripeto ancora, io utilizzo la plastica molto parzialmente. Il problema non è solo ridurre la plastica, è non farne proprio utilizzo. Non è solo togliere la plastica, riciclare la plastica che c'è in circolazione. La plastica è una bomba ad orologeria, è una cosa terrificante. La uso perché è comoda, ma solo perché è comoda. È solo in quelle circostanze in cui mi serve, non altro. In questo caso mi serve per piantare alberi.